Facciamo un play e vediamo che succede. Prego. Vasco Rossi, signori e signori. Buonasera. Attento al gradino, eccolo qua. Evviva! Grazie. Ciao, ciao a tutti. È bello approfittare un po' di questa energia che è diversa quando c'è Vasco Rossi. È un altro applauso. Sì? Pensa, io mi aspettavo lo studio normale dove... Beh, è bello però, no? Molto, molto, molto più bello. Allora, noi facciamo la radio... Volevo appoggiare gli occhiali, però li butterò per terra. Allora, sì, dammi, stavo... Li appoggio io. Prima che tu entrassi, stavamo dicendo che sei qui è perché tu... hai sempre amato la radio da quando hai cominciato e quindi il fatto che tu sia qui credo sia un segno proprio del tuo amore proprio per la radio che per la musica rimane forse il più bel mezzo di trasmissione che esista. Sicuramente, io infatti sai, ho cominciato con le radio libere, sono stato il fondatore di una delle prime, quindi è sempre stata una grande insomma, passione. Anche mi ricordo da piccolo ascoltavo molto la radio, insomma mi piaceva particolarmente. Poi, sai, la radio, nella radio si può parlare e si può ascoltare della musica ed è la cosa più piacevole perché alla fine io tengo sempre acceso in realtà. La televisione ti prende tutto, tu troppo magari, e poi si vede troppo secondo me anche la gente, meglio delle volte non vederla. Beh, tu hai una voce splendida, eh? E sei splendida anche, faccio complimenti perché io ti ho sempre sentito... Grazie. La voce è fantastica. Mi sono vestita bene perché sapevo che venivi tu. Viva! E Gino, il caro Gino invece è un amico da tanto tempo. Certo. Però devo dire che hai una nuova giovinezza. Secondo me vivi una nuova giovinezza. Tu dici? Sì, perché... Beh, me l'ha detto Vasco a questo punto. No, perché alla radio sei molto bravo. Grazie Vasco. Ma veramente, hai la voce perfetta, poi... E poi insomma, poi sai, parli bene, sai. Allora, devo dire sa, che ne sa di bene. Musica, ne sa. Ecco, ne sa di musica. E parliamo allora, spesso diciamo, di te, Vasco. Grazie per i complimenti. Noi possiamo dire invece con una certa sicurezza che tu, quando sali su un palco, sei il numero uno e forse non solo per l'Italia, ma sei il numero uno. Allora, se ti va, io abbiamo visto i primi secondi del Modena Park. Io ci goderei quel pezzo iniziale, io c'ero, è stato una, mi ricordo e ti ho visto tante volte dal vivo, ma quella sera al Modena Park, quell'inizio con Colpa d'Alfredo è stata una, poi magari ce la racconti, ma è stata una botta pazzesca. La vogliamo vedere e sentire? Certo, allora viva. Questa è Colpa d'Alfredo dal Modena Park. Ho perso un altro cosone buono stasera. Andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido. Invece non ha perso tempo, ha preso subito la palla al balzo, l'ho visto uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole, oh, tutte le sere mi accompagna a casa una diversa, chissà che cosa gli racconta, bella macchina che già che conta. We'll
scusa, si era già dimenticata di quello che mi aveva detto prima. Mi puoi portare a casa questa sera? Abito fuori Modena, Modena. E mi ero già voltato la testa. Avevo fatto tutti i miei progetti, se non la portavo mica a casa. Beh, se la sposavo non lo so cosa fosse. Sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì. Sentire qua poi il tuo pubblico che ti ama è una cosa pazzesca. Guarda, non sono così tanti, ma si fanno sentire un casino. È vero, eh. Sono tanti, grazie di essere qua stasera. Devo dire che questo è un pezzo, te lo dico da appassionato, da storico, da tutto. Potevi anche già finire qui se avessi passato la storia. Invece era l'inizio, non dico l'inizio, ma quasi. Cioè 1980, cioè una vita fa. Esatto, tanto incredibile. Allora, infatti, noi sappiamo... mi accorgevo adesso mentre che è una canzone molto poco politically correct, in effetti. Zero. Allora, in una sola frase c'erano in una sola frase c'è di tutto. Oggi non tra... forse oggi c'è. Se uno scrive una canzone del genere, secondo me che scherzi restano. Ma chi era Alfredo? Te l'avranno chiesto tante volte. Sì, tante. Era un amico che conoscevo, che frequentava sempre il locale dove facevo dei giochi. E ogni tanto, sì, quando lo incontravi ti si fermava a chiacchierare, capito? Per cui ti faceva magari perdere l'occasione. E questa canzone è praticamente è la febbre del sabato sera, e, però diciamo così, vera, genuina, diciamo, non costruita come quella del film dove John Travolta, bellissimo, fa la gara di ballo, no? Io pure non ho neanche visto quel film, perché io quel tempo facevo DJ proprio, e quindi vivevo la discoteca. E in discoteca si andava non per fare delle gare di ballo, insomma, per capire, ci si andava per tutto un altro motivo. Sì, tra l'altro tutti io, per quel motivo. Avendo studiato, so che anche il negro non era veramente un negro, confermami, ma era un siciliano un po' scuro di pelle, vero? Esatto, era il più bel ragazzino della... cioè era il più carino di Modena in quel periodo, era quello che ballava meglio, insomma, si chiama perché è ancora vivo, Santino Sottile. Quindi io mentre stavo salutiamo Santino, uno degli uomini più famosi d'Italia forse. Io ho usato naturalmente la metafora del negro, perché intendevo insomma quello, capito, che alla fine poi rimorchio. C'ha la macchina più grossa. Perché poi lo dice un pezzo metafora, qui. Politically correct oggi. Allora, io sono politically correct. Bravo. Fondamentalmente. Però lo sappiamo che alla fine il DJ da sempre in discoteca è quello che rimorchia meno di tutti, ed era così anche all'epoca quando lo facevi tu. Beh, non meno di tutti, perché invece poi alla fine, sai, qualcuna rimaneva alla fine. L'ultima. Rimaneva le ultime. Allora, posso farti una domanda e una curiosità? Allora, il disco uscì il 3 aprile 1980, Colpa d'Alfredo. Mi sono accorto che i tuoi primi sei dischi sono usciti tutti in aprile. È una coincidenza, sì, sì. O c'era una ragione? Era il periodo giusto per far uscire il disco, primavera. Noi
facevamo il disco durante l'inverno, appunto, quindi quelli erano tempi in cui ero molto creativo, quindi facevamo il disco all'anno e aprile era il periodo più giusto, tutto qua. Prima delle vedi, però anche queste cose definiscono un artista, perché per esempio invece Battiato uscirà sempre a settembre, vedi? Vedi, ognuno c'ha la sua... c'ha i suoi tempi. Sì. Allora, Baby Kay esce sempre ad agosto, vedi? Comunque ricordiamo che Rai Radio 2 sarà partner ufficiale del Tour Vasco Live 2023, quindi noi ci saremo insieme a Gino Castano bene, e lo staff di Radio 2, siamo felicissimi di partecipare. Allora, diciamolo. Sentirò i vostri commenti dal vivo, quindi come fai? Commenti, noi canteremo, ma... e commenteremo. Allora 6 e 7 giugno a Bologna, 16 e 17 Roma, due date allo Stadio Olimpico. Chi ci sarà? Tutti. Che domande. 22 e 23 a Palermo, chi ci sarà? Qualcuno, vedi, che là. E alla fine, questo te lo voglio chiedere, 28 e 29 a Salerno, al cinema moderno, quando hai presentato il film, hai accennato una cosa, poi non l'hai spiegata. Hai detto: sono particolarmente contento di andare a Salerno perché c'ho come un conto in sospeso, perché qualcosa del genere, però poi non hai spiegato cosa. E forse è meglio che non lo spiego. È una cosa illegale, non si può dire. No, è che a Salerno una delle cose, la prima volta che ho incontrato Salerno è stato quando mi hanno mandato, sono partito per il militare, perché avevo finito gli studi, dovevo per forza. Però a quel punto lì ormai stava cominciando tutta questa avventura, capito? Ero proprio all'inizio, avevo fatto un disco, lavoravo in discoteca, insomma ero il re della città, capisci? Perdevo il treno. Se il militare non c'è tra. Se andavo militare perdevo proprio il treno, siccome è l'onda. Allora ho cercato di far di tutto per farmi... prima di partire mi hanno ricoverato all'ospedale di Modena, ho fatto degli accertamenti perché non stavo bene. Poi sono arrivato giù a Salerno, appunto, e quindi sono andato a Salerno, che non l'avevo mai visto, alla caserma, sono entrato dentro la caserma, combattere, insomma, c'erano tutte quelle frasi che mi ricordo, che ero un po' preoccupato anche. Poi ho dormito lì la notte e poi dopo ho fatto subito, marcato visita, sono andato all'ospedale di Napoli e ho visto Napoli la prima volta, mi sono innamorato completamente, perché mi ricordo che, sai, noi si pensava sempre a Napoli, arrivi, chissà cosa ti succede. Io ero per la strada, a un certo punto ho chiesto a uno, dico: dov'è che è l'ospedale militare? Allora lui fa: ma vieni. Poi mi ha accompagnato direttamente all'ospedale militare, questo è incredibile. Gentilissimo. Una gentilezza incredibile. Io, quindi, poi ho fatto lì 4 giorni, poi dopo finalmente mi hanno, cioè, hanno deciso che non ero adatto alla vita militare. E hai continuato la vita d'artista? Sì, ho ripreso naturalmente il treno che avevo fatto. Un'altra cosa che oggi ho voglia di parlare. Oh, che bello! Grazie. Che bello che lo fai a Radio 2, grazie. Io avevo, durante i 3 giorni, quando avevo 18 anni, avevo fatto domanda per andare nei paracadutisti. Perché volevo andare nei parà, perché volevo vedere, sai, quei tempi io... credevo, avevamo tutte le idee sull'autocontrollo, sulla capacità di autogestirsi, capito? L'uomo anarchico, l'uomo capace insomma, di limitarsi da solo, insomma, di essere. E quindi volevo vedere se ero capace di buttarmi giù dall'aereo, capito? Era per fortuna non t'hanno preso. Una prova. No, dopo sono passati i tempi, e quindi perché facevo l'università, quindi quando dopo volevo non andarci, c'avevo un bel da dire che avevo dei problemi, sai, ero risultato sano. Cioè, ti avevi chiesto di fare imparare. Ero sano come un pesce, per quello non sapevo come fare. Allora, accennavo al cinema moderno dove hai presentato il film pazzesco, bellissimo, sul concerto del Circo Massimo dell'anno scorso. E ancora abbiamo... di quest'anno, perché sì, ancora, siamo ancora nell'anno. Sì, sì. Ah, scusa, è vero, siamo ancora nell'anno. Sì, sì, si pensa già che sia l'anno dopo, anche per me è un po'... Siamo già proiettati le prossime, era quest'anno, certo. E noi ti abbiamo seguito questi giorni, queste vacanze romane, come le hai chiamate, e quindi abbiamo fatto un servizio, io quello del cinema lo manderei, vai. Ero un po' frastornato. Sì. Sarei abituato però a questi bagni di folla. Beh sì, in un certo senso sono abituato all'assalto più che altro
da parte della Germania. Ce n'è stato un altro ieri, ancora più forte e più quindi imprevedibile, nella sala della giunta comunale, nel senso che c'è stato un bellissimo riconoscimento. Tu hai detto le parole stupende su Roma, sul piacere di ricevere la lupa dal comune di Roma. La lupa capitolina, chiamiamo lupa d'oro. Librone del comune. Non so chi mi ha detto che era lupa d'oro, io... Infatti ho guardato, ma non è d'oro. I romani. Si chiama lupo capitolino. Forse laccata d'oro, no, neanche. È proprio un altro colore. Forse non so chi l'ha chiamato. Bronzo, così. Non so. Allora, abbiamo un servizietto anche su Campidoglio. Prego. Dai. Oh, guarda, devo dire però la bellezza della città è sconvolgente. No? Guarda cos'è che si vede da lassù. Infatti mi sono affacciato al terrassino dell'ufficio del sindaco, è incredibile, c'è tutta la Roma antica. Sì, sì, il sindaco si affaccia e vede. Gli ho chiesto di darmi un ufficio. È vera la lupa, infatti. Vedi? Ma questo non è il premio. Infatti ho chiesto se potevo portare a casa questo. Lo mettevo proprio nel salotto. Oh, questo è il momento della firma. Che c'è un librone e tu hai scritto qualcosa sopra, non hai solo firmato, no? Hai detto... Sì, infatti non sapevo cosa dovevo fare, quello era il problema. Allora ho scritto quello che mi è venuto in mente nel momento. E possiamo dire, sì. Io evviva, sai, lo trovo una cosa che... Allora, tutto questo veniva alla presenza del sindaco, ovviamente, del sindaco Gualtieri, c'era tutta la... Tutto, devo dire, c'era... Quel giorno mi hanno detto si sono tutti tolti dalle ferie, quelli del comune, impiegati. Erano tutti in ferie. Vigili. E si è visto, perché c'era una calca impressionante. C'è stato un entusiasmo, ragazzi. Sì, devo dire, sì. Beh, un po' capita tutti i giorni, quindi... Pensa che io così distinto ero lì così, è solo per osservare, mi sono buttato anch'io nella mischia per difendere a un certo punto. Perché, sì, sì, cioè, era un macello. E sembrava di essere proprio... Allora, questa... Tu hai dedicato anche il premio a tuo papà. Sì, certo, questo perché questo riconoscimento veramente è una cosa che io non mi sarei mai aspettato e quindi quando mi è arrivato la motivazione, tra l'altro, dell'assessore onorato, ha scritto una cosa talmente bella che io sono rimasto commosso, veramente, perché la motivazione è la cosa più bella. Infatti avrei voluto rileggerla così facevo prima, invece che parlare. No, comunque dico, è un riconoscimento talmente non bene da leggerla, però è molto bella. E poi niente, il fatto di ricevere un riconoscimento così importante da una città così importante, capito? Da Roma, Caput Mundi, io non me lo sarei mai immaginato, per cui è stato un onore talmente grande, capito, che non sapevo neanche cosa dire. In realtà ho raccontato un po' il mio rapporto con Roma, di quando venivo a fare la promozione, e mi sono divertito moltissimo, quando non mi conosceva nessuno e giravo a piedi, andavo dal Clodio, perché... L'albergo dove venivamo messi era il Clodio, gli artisti. Sì, per chi non lo sapesse, è un albergo che sta vicino a Via Teulada, agli studi della televisione, quindi è esatto. Un albergo normalmente frequentato da... Un albergo allagato Barbieri, come si potrebbe dire. Però era divertente, perché io poi camminavo, andavo fino a Piazza del Popolo, a piedi, insomma, giravo. Andavi in discoteca? No. A Roma, no? No, quando quel periodo lì, no. Io in discoteca ci lavoravo, quindi sai... No, io ero concentratissimo sul fatto di fare la promozione. Andavo col maestro Zauli, che vi ricordo, questa allora aveva un Alfa Sud che già era brutta di per sé, poi era di un colore che faceva, non ve lo voglio dire neanche di che colore era. Lui era un personaggio incredibile, fantastico, proprio di quelli introdotto. A un certo punto arriviamo, parcheggiamo, prende fuori uno strumento che sembrava un ombrello, cioè aveva, poi attacca il primo gancio sotto alla frizione, poi l'ha tirato su, l'ha attaccato al volante e poi ha chiuso, dico, era l'antifurto. Dico, Madonna, che antifurti che avete qua. Quindi questo, esatto, poi andavamo in giro, insomma. Allora, una volta mi hai raccontato, noi possiamo già partire con la clip, perché poi un anno dopo, quello di prima, nell'81, sempre di aprile, appunto, come abbiamo sottolineato, usciva un'altra pietra
Emiliana, come diceva un amico comico, che siamo solo noi, anche questa la vediamo dal Modena Park. Una volta mi hai raccontato che... Volevo dire il Modena Park, quell'inizio di Modena Park. Ah sì, è vero, vero. Ci tenevo perché per tutto l'anno, naturalmente, tu capisci, io pensavo a quando sarebbe stato il momento di salire sul palco, che avrei dovuto essere vivo, sano e lucido. E anche allegro. E le tre cose tutte, sì, tutte insieme, non è semplice. Per cui vi risparmio il periodo delle prove, che anche lì allucinanti, con un elicottero andavamo su, c'era un caldo pazzesco perché l'elicottero stava fermo, poi accendeva dopo l'aria condizionata, io ero coperto sempre perché dovevo tenere la voce, insomma. Poi tutte le tensioni che c'erano, erano successi tutti quei disastri, addirittura la settimana prima è successo quel problema della piazza di Torino, che si sono fatti male, per cui le autorità hanno messo sempre più regole da seguire, noi naturalmente, perché loro fanno presto, metto la regola, poi ti arrangi tu, allora blocchi, posti, gente che doveva entrare, insomma, vabbè, questo era il clima, una tensione terribile. Fra l'altro quelli che sono venuti sono stati tutti molto coraggiosi, perché effettivamente bastava un cretino che... Capisci? Non c'è stato neanche un cretino, non è poco, eh? 300.000 non cretino. Tanti cretino. Il meglio dell'Italia. Il meglio dell'Italia. Beh, io pensavo tutte le mattine, pensavo quando arriverò lì, sarò capace di salire sul, perché volevo cominciare così. Dico, voglio cominciare senza musica, senza niente, voglio salire sul palco davanti a 220.000 persone da solo, nudo, insomma, praticamente, sai. Sono quelle cose, quelle sfide che mi piace, perché non so se riesco a farle, capito? E poi pensavo, riuscirò. Quindi è stata la cosa più importante, perché volevo uscire fuori e nel silenzio totale fare ho perso l'altro cosa le vuole stasera, tran, capito? Ecco, una cosa straordinaria. Era come, cioè, è stato un cerchio che si chiudeva praticamente. A Modena avevo cominciato da piccolo e ho vinto un concorso di voci nuove a 10 anni, quindi è partito un po' tutto da lì. Sono andato al maestro, ho cominciato a imparare a suonare la chitarra, poi la suonavo per divertimento. Quando ero giovane facevo canzoni per gioco, perché mi divertivo, facevano schifo naturalmente, mi sentivo anche quelle degli altri, quindi sai, sentendo quelle dei cantatori mi faceva cagare proprio, ma io le facevo lo stesso perché era una cosa che mi faceva piacere arrivare alla fine, capito? Poi ogni tanto per divertimento, dato che ero quello con la chitarra io nel paese, no? Cioè, qui uscivamo, facevamo le scampagnate, io suonavo la chitarra, Battisti, tutti questi qui, poi a un certo punto infilavo dentro la mia canzone a tradimento per fargliela sentire. Genio. Loro naturalmente rimanevano chiaramente come si poteva, cioè facevano schifo proprio, erano tristi, tra l'altro era nata la voce, insomma, in un paese che diceva scappa che arriva Vasco con la chitarra. Pensate poi dove si arriva nella vita, no? Bello, questo è bellissimo. Allora stavo dicendo che una volta mi hai raccontato che all'origine di Siamo Solo Noi, che adesso ci vedremo anche queste, ascolteremo, sì, dal Modena Park, c'era la tua mamma che diceva: oh, ma sei sempre solo tu, sei sempre, sì, solo tu, sì. E ci ha detto, sei solo te, solo te, capito? Cioè, guarda la figlia di... Cioè, io credo che tutti avrebbero sentito questo, sei solo te, capito? Che non va bene. Però solo uno come Vasco l'ha trasformato in un pezzo così. Dalla sala B di Via Asiago, Rai Radio 2, insieme a Vasco Rossi, Siamo Solo Noi. Siamo solo noi. Vediamo con il mal di testa, siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo imitare, siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente, siamo solo noi,
quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso. Solo noi che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi quelli che non ha più rispetto per niente. Ormai non credono più a niente, mi fregano sempre, se... Siamo solo noi. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto, cioè sai che cosa ce ne frega noi? Ma facciamo colazione con un toast e il resto, spesso. Siamo solo noi, quelli che non hanno voglia di far niente. Sei rientrato perfettamente, grazie. Hai visto che è entrata? Che... Bravissimo! ce l'ho. Quando vuoi ti invitiamo a Back to Back, guarda, hai le chiavi di Via Asiago. Se vuoi venire a mettere i dischi con noi una sera, noi, ovviamente, non ti fermeremo. Siete bravi voi, io. Allora, questa è una canzone che mi piace particolarmente, ovvio, canzone straordinaria. Questo qua, scusa, se lo dico io. Sì, comunque, no, ma questa, siamo solo noi. Quando ho scritto questa canzone ho pensato, finalmente ho scritto la canzone, diciamo così, della mia vita, capito? E ho riuscito a farlo come una... Tra l'altro è nata anche questa in un modo strano, perché ero incazzatissimo quella sera perché avevo fatto un concerto vicino a dove abito, tra l'altro, per cui ero salito sulla spia facendo la rockstar, la spia si era spiegata, sono caduto rovinato in mezzo alla gente, una figura, mi sono vergognato, ma lì il momento naturalmente non ho fatto finire niente, chiaramente tutto rock, sono risalito sul palco. Ma poi eri anche giovane, diciamo, quindi insomma sì no, ma poi è una regola che si impara poi facendo i concerti sul palco, tu qualsiasi cosa fai. Io l'avevo imparata. Tu qualsiasi cosa fai, ad esempio, ho studiato Mick Jagger un po', perché, cioè qualsiasi cosa fai sul palco, ti cade qualcosa, se tu ti giri la raccogli sei un po' un imbranato, esatto. La sensazione proprio subliminale che dai è quella, capito? Se invece tu cade qualcosa, ti giri, non, allora sei un rockstar. Ecco, sembra una cosa facile, ma non è facile, perché l'istinto che hai è sempre quello lì. Per perdere quell'istinto lì ci ho messo del tempo, io ho studiato per fare lo stare sul palco, quando mi cadevo cercavo di non la devo prendere quello, esatto, per cui ho fatto anche delle situazioni un po' divertenti, comunque sempre. Hai studiato da rockstar? Sì, ho studiato questi atteggiamenti, capito? Perché è un atteggiamento che poi infatti a Sanremo è stato fondamentale, perché quando appunto lì
il microfono, l'avevo preso in mano, no? Cantavo davanti ai giornalisti che volevo farmi notare, cioè. Poi pensavo adesso, e a volte dici come vado al massimo. E a volte vado da massimo. Poi pensavo, dico, adesso torno indietro, poi come faccio a infilare il microfono? Perché a quel punto l'hai buttato, hai detto. Sì, anche perché è così, se tu cerchi di infilare il microfono, sembri un bambino dell'asilo. O lo infili così, trac. No, cioè, mi piace molto il cinema americano perché hanno i gesti, trac, trac, trac. Per cui dico, adesso lo metto in tasca, poi lo porto al prossimo che viene. È così che nasce una leggenda. Solo che era il filo. Capite? C'era il filo. È così. È così che nasce una leggenda. Il filo corto, il microfono è volato via. Naturalmente io non mi sono girato, sono uscito. Certo. E per fortuna, capito? Avevo imparato. Allora, con i potenti mezzi di Rai Radio 2, noi abbiamo qualche piccola sorpresa. Una è una sorpresa vocale che ti facciamo sentire subito. Prego, dalla regia. Ciao Vasco, complimenti per il bellissimo riconoscimento che hai ricevuto in Campidoglio. Ma lo sai che ancora oggi conservo con tenerezza la cassettina del provino di Dimmi che non vuoi morire? Sai che ti voglio bene. Un grande bacio, Nicoletta. Viva! Vai. La divina! Io, allora, Patti. Patti, io me lo ricordo bene quel Sanremo. Era un'epoca in cui da Sanremo non è che uno ci si aspettasse, un po' è cambiato negli ultimi anni, ma all'epoca non è che ci si aspettasse delle grandi canzoni dal festival. E poi arrivò questo gioiello firmato Vasco Rossi, Gaetano Curreri, ed è rimasta. Patti, che i suoi maggiori successi li aveva avuti prima, quella invece è diventata una delle sue canzoni. Infatti noi quando scrivevamo la canzone con Curreri, perché a un certo punto un giorno la incontro e mi fa, ma perché non mi scrivi la canzone? Cazzo? Io ero, per me lei era il mio mito di quando ero giovane. Proprio anche il mio, lo condividiamo. Esatto, era la nostra, insomma, a 13 anni, 14 anni, insomma, era tutto. Patti Pravo era la divina. Allora quando... Io gli ho detto, guarda che non riesco, non sono capace di scrivere canzoni così, se fossi capace, capito, le scriverei, ma... Poi dopo con Curreri abbiamo trovato la musica, a quel punto lì ho cominciato a scrivere il testo pensando di essere io Patti Pravo, perché conosco, capito, nel senso che io ho talmente vissuto Patti Pravo che ce l'ho dentro nell'anima, per cui ho cominciato a cantare come fossi lei, guarda, perché io sono la sola, guai... Vedi, proprio è lei. Poi è lei che parla, no? Quando è venuta gliel'ho fatta vedere, allora gliel'ho fatta sentire, e quindi lei chiaramente si è subito, insomma, sentita bene. Però insomma un pochino, capito, faceva fatica a tornare a essere Patti Pravo, quella che per me era. Infatti era un po' un periodo in cui era un po' sparita, andava in India, non so cosa fa, no, in Cina credo, in Giappone, ecco. Sì, sì, sì. Brava, brava, brava lei comunque. E quindi quando, insomma, pensavamo con Curreri, ma riusciremo a scrivere una canzone che rimanga magari... Ma non ci pensavamo di non riuscire a fare una canzone di quelle sue classiche come Ragazzo Triste, tutte quelle con cui siamo cresciuti. E poi è venuta questa, invece è stata una grandissima soddisfazione, insomma, soprattutto perché è venuta proprio come... era lei che doveva, l'abbiamo ricollocata là dove doveva stare, capito? Ecco, perché Patti doveva stare là, cioè non può essere una che va appunto in Giappone. Quindi poi dopo abbiamo collaborato con lei anche dopo, gli abbiamo fatto un altro disco dopo, insomma è stato un bel piacere, sai, anche lavorare con lei, perché io conoscevo personalmente il mio mito. E lei è praticamente esattamente come quella che io immaginavo. Sì, lei è una divina. Divina totale. Sì, sempre, totale. Quando qualsiasi cosa fa, anche se va a fare la spesa, lei, e sì, lei, proprio, lei lo così, fa come una divina. Del resto lei è nata sul palco, è cresciuta così, è proprio rimasta la divina per me, insomma. Sì, sì. Allora, a proposito di in quel momento quello, tu sei anche, insomma, uno che sei rimasto attento, perché quello che è successo quest'anno, a un certo punto, quando è stato annunciato un tuo pezzo insieme a Marrakesh, beh, siamo rimasti, ti ricordi, Eva, quando la notizia? Siamo rimasti, perché sì, l'abbiamo passato. Ci era piaciuta questa infatti idea. Infatti volevamo chiederti che rapporto hai con la musica di oggi, la musica che passiamo spesso anche a Back to Back, insomma.
che effetto ti fa quando poi ti regali così a uno come Marrakesh? Perché hai scelto proprio Marra, tra l'altro? Beh, intanto Marra l'avevo conosciuto una volta a Los Angeles di persona, poi, quindi mi aveva espresso il suo affetto, la sua stima. Io ho avuto piacere. Adesso io il rap non è che l'ascoltavo molto, io sono di quelli che, cioè, io sono cresciuto con la musica rock, per cui per me la musica è quella lì. Però il rap è diventato una musica importante, e anche i contenuti che ci sono nei testi sono molto belli. Marrakesh è uno dei più bravi, secondo me. Poi ce ne sono anche altri molti bravi. Poi anche queste nuove canzoni, insomma, secondo me ci sono un sacco di giovani molto bravi, tipo, non so, adesso la prima che viene in mente che mi viene in mente, Madame mi piace un sacco, è la nostra favorita, no? È un genio, certo. E poi, insomma, anche le canzoni di oggi fatte in quel modo lì, dove fanno un po' canta uno, un po' canta l'altro, i feat, in realtà non sono duetti come quelli di una volta dove cantavano tutti e due la stessa canzone. Sono i feat. Sono i fit, esatto. Quindi hanno un senso, capito? I fit. Perché featuring, certo. Infatti tu hai fatto La pioggia alla domenica. Ecco, questa qui è nata Marrakesh. Così. Io ho fatto La pioggia alla domenica. Poi Marrakesh è arrivata l'idea di fare, insomma, di mettere un pezzo su lui, un pezzo all'interno della canzone. Per cui l'idea è venuta lui. Di aggiungere. E io ho detto, bene, fammi sentire che cosa vuoi mettere cosa dentro la canzone, che sai, non posso farti mettere... Che cioè, è la prima volta in assoluto che succede, esatto. Che qualcuno mette mano, esatto. Aggiunge qualcosa alla tua canzone, quella è la cosa. Quindi storica. È stato un esperimento, beh, mi ha fatto piacere però, perché mi ha mandato, insomma, le famose, come le chiamano loro? Le barre. Esatto, e ho trovato che erano proprio, cioè, un bel, nel suo linguaggio... Si stava bene. Si stava da Dio, allora ce la ascoltiamo. C'è qualcosa di Vasco nel rap? Sì, ma stai scherzando. E anche c'è del rap in te, te lo volevo dire. Sì, a proposito, il rap l'ho inventato io. Esatto. Vedi. È qui che volevo arrivare. Io sono qui. Comunque l'atteggiamento sicuramente. No, comunque a parte gli scherzi, Fegato Spopolato è un pezzo rap, certo, io giocavo a quei tempi a cercare di fare delle canzoni ritmate, capito? Con le parole sul ritmo. Con le parole sul ritmo, esatto. Quindi quella lì, la primavera insiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo, sempre diverso, sempre di mattina, sì, capito? Da giorno prima, e con la bocca che fa schifo. Sì, assolutamente, ma sicuramente se i rapper hanno rispettato qualcuno nella vita in Italia sei stato tu, comunque. Appunto. Anche se eri, no, infatti, se eri rock, sento affetto e rispetto, quindi mi fa piacere, perché effettivamente no, ma poi sono molto più bravi, lo dico, quello, il rap è un'altra cosa, volevo fare la battuta, quella sul anche Alibi, una canzone rap, quella che dice: comunque non è questo il modo di fare, disse il commerciante all'uomo del pane. Vedi, se ti metti a battere un tamburo, non ci siamo a lavorare. E l'uomo del pane fece finta di niente, se ne andò tranquillamente, ente. Aveva tante cose da fare, poi lui non ci poteva fare niente. Questa è una cronaca. La storia del rap in Italia. Wow, e ragazzi. Allora La pioggia alla domenica feat Marrakesh, Rai Radio 2. Vasco Rossi e Mastrocome, Gino Castaldo, ma noi siamo questa sera solo il contorno a questo racconto. Era il feat con Marrakesh, è bellissimo avere qua anche il pubblico, ragazzi, grazie di essere venuti qua in Via Asiago oggi. Parlavamo di radio, parlavamo di rap, parlavamo di discoteca, c'è una persona che accomuna tutte queste cose, un amico di Radio 2. Un'altra sorpresina. Un'altra sorpresina. Ah, l'ascoltiamo. Vasco, che bello che prendi un premio così prestigioso, ma secondo me tu dovresti prenderli tutti i premi che esistono in Italia, te li dovrebbero dare tutti, ma forse te li hanno già dati e se non l'hanno fatto te li daranno tutti, perché ti meriti tutto. Per quello che sei, per quello che ci hai dato, per quello che ci hai fatto diventare.
Vasco, non hai capito chi sono, vero Vasco? No, non l'hai capito. Dai, ora lo capirai subito. Vespino, 4 del mattino, Riccione, imitazione di Eros. E ridevi tantissimo. Ti faccio veramente le mie... come si dice? No, dirti congratulazioni. No, non ti dico niente. Ti dico solo evviva, evviva, evviva. Evviva Vasco, è una piccola imitazione, comunque la devo fare, capito? La devo fare. Sono Fiore, ciao! Fiorello! Ciao, ciao, carissimo! Allora, che è Sassonia, Riccione? Sì, esatto. Mattino, no, com'era, com'era? Mattino, ci conosciamo da quei tempi lì, capisci? Quindi, quando ancora lui non era molto conosciuto, e quindi quando si usciva dai locali, alle 6 di mattina più o meno, si andava giù nei bar a mangiare i bomboloni, e lì trovavo lui che faceva appunto le imitazioni, mi faceva impazzire da ridere, capito? Perché era... è sempre stato di una simpatia incredibile. Infatti io non capivo com'è che non, che fosse, era l'unico che era rimasto un po' per, di quelli che avevano cominciato in quel periodo, era rimasto un po' da parte, poi e poi è partito con quella storia lì del coso che ha fatto, e adesso è successo che merita, perché lui è veramente un genio. Assolutamente. Allora, tra poco sarà tra l'altro qui a Radio 2, rimetterà il suo baracchino qui davanti a Via Asiago, ricomincerà a fare questo viva Rai 2, che e, fa la mattina sì, c'è un solo enorme difetto per me, che comincia alle 7:15 di mattina. Io trovo una cosa inconcepibile, però se è vero, lo so, non immaginavo. No. Adesso anche sì, perché rispetto a una volta, cioè, una volta mi svegliavo direttamente alle 3 del pomeriggio, quindi poi ho aggiornato l'orario, ci ho messo un po' di tempo per riuscire ad arrivare all'1, cioè accendevo il telegiornale e mi svegliavo. Poi dopo invece ho cominciato a mettermi la regola della sveglia, perché così mi sveglio la mattina e faccio l'attività, insomma, sono diventato tutta un'altra storia. È cambiato tutto, non è cambiato niente in realtà, però... Fai sport? Sì, faccio sport. Io faccio quello che devo fare per poter essere... e sul palco avere l'energia, quindi ecco, questo è un discorso. Allora, dunque, stare su un palco tutto quel tempo, si trasmette energia, la si riceve anche dal pubblico, credo, però bisogna essere preparati, perché comunque alla fine poi quando diventa un tour, date su date, insomma, è una fatica. Sì, è una cosa impegnativa, perché in realtà non si immagina che dietro tutto quella ci sia, insomma, tutto il lavoro. Ad esempio, dietro un chitarrista che suona così, che sembra che la suoni, c'è dietro uno studio pazzesco, ho studiato un sacco questo qui, sempre, continuo a suonare la chitarra sempre. E io per salire sul palco e avere, sai, una volta nell'80, durante nell'80 ho avuto il mio periodo degli eccessi, lo voglio dire, perché adesso ho sentito dire che Elton John ha avuto anche lui 15 anni di cocaina. Dico, cazzo. Solo 15. Solo 15. Tra l'altro, mi confermi, è nell'80 che certo tu hai, in quel periodo, hai inserito in concerto, per la prima volta hai messo dei pezzi proprio cattivelli da questo punto di vista, cioè hai messo Cocaine di Eric Clapton, Brown Sugar degli Stones, che un po' di allusioni ce l'avevano a questo problema. Sì, ce l'avevano infatti quelli, noi li facevamo perché poi in realtà era il momento in cui io mi riposavo e facevo cantare Riva. Ah, lo ricantavi tu. E cantava lui. Ah, non io. Ok. Allora, era lui che cantava, e quindi mettevamo i pezzi di quei, sai, di quel periodo, sì, che certo, erano ancora lì. Poi Cocaine era fantastico proprio, e poi, sai, alimentavo anch'io quella mito, ci giocavo anch'io sopra, insomma, sul fatto che fossi maledetto. Me lo diceva una volta Red Roll, mi dice, tu sei maledetto. Dico, maledetto sarai tu. Scusa, non ho capito, mi voleva dare una definizione da... E comunque sì, e quindi sì, era un periodo di straordinario, mi sono dimenticato tutto, ma va bene. Dopo, allora, dopo naturalmente ho cominciato a correre alla mattina, sai, facevo 25 minuti di corsa. È stato un periodo terrificante, perché io odio correre, odio, non sono sportivo, per cui
però nei primi 10 minuti 25 chilometri è una cosa enorme, dico. 25 minuti? No, 25 minuti. Cioè la mezza maratona. Non barare, Gino, non barare. No, io figurati, sono tu quanto tu fai, scusa? No, niente, ah, niente, niente, bravo, bravo, bravo. Non sono mai entrato in una palestra in vita mia. Infatti io lo faccio solo per quello, e quindi ho cominciato per fare il fiato a correre, poi adesso mi mantengo tutte le mattine, faccio un'ora e mezza di quegli strumenti che ho in casa, attività, vado fuori a camminare, insomma mi tengo per quello. Allora io vorrei sentire un altro pezzo, sentire e vedere un altro pezzo da Modena Park, ce lo concediamo ogni volta, un'altra canzone che ce l'ascoltiamo, che poi a me vengono i brividi a sentire questi pezzi qua sul palco della Sala B di Rai Radio 2 insieme a Vasco che li canta con voi, è una cosa pazzesca. E questo non può mancare. Allora, questa volta cantiamo tutti insieme, anche io e te, ma stavolta ogni volta. Vai. C'è niente, e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani, e rimando tutto domani.
è una cosa pazzesca. Ah, io quando le sento adesso mi ricordo sempre il momento in cui l'ho scritta questa canzone. Allora, ecco, scusa, confermiamo, sfatiamo una leggenda. Allora, si dice che la base, non la melodia, ma la base armonica sia quella di Insieme di questo era Battisti. Quello che dovevo dire prima, poi mi sono perso con ecco, vedi, ci siamo arrivati. Che non doveva neanche allora, parlare di sostanze, so che ma, io, di questo. Esatto. Io quell'anno avevo scritto Coppa d'Alfredo, no? L'anno sì. prima, con un giro di accordi. Poi, dato che la critica non mi considerava in realtà molto, quindi non c'era dei gran problemi, però c'era una strana, insomma, dicevano che non avevo uno stile. Perché io ogni volta che scrivo una canzone cerco di scriverla diversa da quella che ho fatto prima, cioè, e proprio lo sento come un'esigenza artistica di onestà, cioè, non è che posso adesso ho fatto Alba Chiara, ne faccio altre 10 sullo stesso giro, perché si può, con un giro d'accordi tu puoi fare centinaia di canzoni, col giro di Do si fanno tutti i blues della storia, per dire, no? Per cui, e allora questa cosa che non avevo lo stile mi dava fastidio, che dico scusa, ma se volessi fare le canzoni, allora ho preso lo stesso giro armonico di Colpa d'Alfredo e quella mattina quando tornai a casa dopo quella disavventura ero incazzato con la bestia, dopo piangevo in camerino di fronte a Solieri che mi guardava e diceva ma cosa c'hai, perché lui si era divertito invece sai, loro si divertivano sempre, il problema è che io c'era la mia faccia, sai, a volte era diversa per me. Comunque vabbè, vado a casa incazzatissimo, arrivo giù, mi ricordo benissimo in camera, vivevo in un appartamento, mi sdraio, prendo la chitarra, faccio il giro di Colpa d'Alfredo e ci invento sopra un'altra melodia e lì è nata Siamo Solo Noi, che ha lo stesso giro armonico, sì. uguale, esatto. Però la canzone vedi che tutta, cioè è tutta diversa perché è la melodia che conta e ogni volta invece, ogni volta invece gli accordi sono quelli Insieme, ti hanno ispirato quelli o è una coincidenza? No, questi sono accordi che ho trovato io proprio nei miei giri di ricerca, quando sei lì con la chitarra che ti diverti a cercare accordi, praticamente suonare è un piacere già suonare di per sé, infatti la chitarra mi ha fatto compagnia durante la mia adolescenza, è stata mia compagna in pratica, quella più sicura, certa. E quindi suoni, a proposito, cerchi un giro d'accordo. Qua ce ne stanno le chitarre. Abbiamo in tutto. Giro. Sì, sì. Vabbè, io sono un po'... Cioè, no, nel non so, caso non così molto. È proprio... L'abbiamo così. Messo a caso, proprio... guarda. No, no, ma quelle veramente ci sono state. No, ma quando qua, ho visto ieri la chitarra nell'ufficio del sindaco... Ti sei un po' allarmato. No, esatto. Ho pensato, adesso non è che voglio che suoni una canzone. La quando l'ha preso lui, si è messo a suonare lui, ho detto fantastico. È stato incredibile. Beh, comunque no, ogni volta è un'altra di quelle cose, sono arrivato a casa, era mattina, stavo per, naturalmente andavo sempre la mattina, quindi mi sono sdraiato e ho cominciato a delirare, secondo me, cioè raccontavo le sensazioni che mi venivano in mente senza pensare di legarle con un tessuto, insomma, di racconto, no? Ma facevo questi flash ogni volta che viene giorno, perché stava venendo giorno, cioè, ogni volta che ritorno, stavo tornando, cioè poi era quello, ogni volta che cammino... Era letterale, sì. Sì, all'inizio sono partito così, poi ogni volta che cammino mi sembra di vicino, poi insomma continuavo a dire queste frasi e pensavo che in realtà poi non l'avrebbe capita nessuno, perché dico, sai, sono cose che capisco io, i passaggi da ogni volta che mi sento solo... o ogni volta che mi sembra solo, insomma, tutti questi collegamenti. Beh, è stata la prima canzone che ho scritto in quel modo lì e alla fine quando l'ho fatta sentire a Guido gli è piaciuta e l'ha capita, allora ho detto, beh, allora questo è il mio stile e sono andato sempre verso quel modo di scrivere canzoni, cioè scrivere, fare dei flash, capito, senza raccontarti tutta la storia come facevano i cantautori, benissimo. So, c'era lunga e diritta, correva la strada, c'erano tutti il racconto, no? C'era questo racconto. Negli anni 70 era bellissimo. Cucini in particolare, proprio avevano un inizio e una fine, c'era spesso una storia, una locomotiva è proprio una storia, no? Ti esatto. Proprio. E io ho pensato di, dato che non ero capace di scrivere canzoni belle come le loro, dei cantautori, ho cercato di trovare un mio stile. E dato che negli anni 80 non c'era più... il tempo, non c'era più la voglia di ascoltare tutto un discorso, capisci? Non c'era tempo, erano anni frenetici, volevi tutto subito, da Milano da bere, di qua di là. Per cui io ho pensato, bisogna andare subito al sodo, capito? Cioè, dico una cosa che subito ti arriva
E poi anche saltare i passaggi è come un po' quando si fanno le equazioni, no? Ci sono tutti i passaggi. Ecco, in una canzone tu scrivi una frase, poi invece di raccontare tutto il resto, lasci il vuoto, poi ne scrivi un'altra. Che... quel vuoto lì lo riempie l'immaginazione di ognuno, capito? Quindi è ancora più potente. E arriva a tutti. In silenzio. Ogni volta che cammino e mi sembra di essere vicino, ogni volta che insomma adesso non me la ricordo, però insomma vedi che sono tutti, non me la ricordo, secondo me se la ricordo loro. Ogni volta che non c'è proprio quando lo stavo cercando, ogni volta che rimango con la testa, insomma sono tutti salti di quel tipo. Poi dato che avevo trovato questo stile volevo provare il massimo, volevo scrivere una canzone con meno parole possibili, perché ci sono molti che scrivono delle canzoni con tante parole, non faccio nomi, non sono i rap, sono quelli della mia generazione, con tante parole che te devi ascoltare, io mi annoio a metà, capito, della storia. Quindi io per fare proprio il contrario, dico adesso voglio vedere se riesco a raccontare una storia, a far provare un'emozione, senza raccontare la storia ma facendo solo i flash. E lì è nato Toffì. E quando... per esempio. Quando ho visto che capivate, insomma, che riuscivate, che anche voi, insomma, davate tutte queste... passami l'asciugamano, cioè, senza stare a dire tutto... il dopo. Quello bianco poi lì, continua. Sul divano, poi continuo... Dai, Toffì, cioè, Toffì, si capisce che se n'è già andata da mo. Capito? Io sono lì, cioè, senza bisogno di dirlo, mi hai lasciato, sono solo, capito? Mi metto me, è un altro modo. Allora, a proposito infatti di uno che invece di parole ne usa tante, c'è un'altra sorpresa, qualcuno che voleva salutarti, ascoltiamo un altro vocale dalla regia di Radio 2. Caro Vasco, caro Vasco, caro Vasco, caro Vasco, sono Cesare, sono qua per dirti che tu sei il mio liberatore di demoni, l'unico grande liberatore di demoni che abbiamo. Il palcoscenico è per tutti noi, per me, un posto in cui riusciamo a dare sfogo a questi demoni, a farli uscire senza che ci facciano del male. E questa è la cosa che tu ci hai insegnato a fare, ci hai istruito come farla, fin da quando eri il Vasco, diciamo, degli inizi fino ad oggi. Questi demoni, insomma, che ci inseguono, che ci tormentano sul palco, hanno trovato un re, il re non solo degli stadi, ma il re dell'umanità sei tu, perché secondo me le canzoni di Vasco sono come Vasco, sono sempre state come Vasco, e questa è una cosa che fa la differenza. Le canzoni secondo me devono essere vere, non belle o brutte, ma vere. E Vasco ha questa grande capacità di essere rimasto fedele a se stesso per tantissimi anni. Vasco è Vasco, il filosofo, perché io ho scoperto attraverso qualche scambio di email con te che sei un grande amante di filosofia, e questa cosa dimostra una grande vita interiore. Ti abbraccio, Vasco, tutto il bene per sempre per te. Grazie, grazie. Allora, Cesare Cremonini. Allora, ha detto tante che parole sei... anche in un vocale, eh? Lui tante parole anche in un Come? Vocale. Tante parole anche in un vocale, in un WhatsApp vocale. Infatti Cesare si esprime molto bene. Però devo dire, l'immagine iniziale che diceva ti ha definito un liberatore di demoni. Beh, accidenti, è bella. Interessante, bella. Perché io ho sempre detto che incontrerai molti demoni sul tuo cammino, ma se non li frusti tu, non li può frustare nessuno. Questa è una frase che mi piaceva molto, l'avevo letta da qualche parte. Sì, i demoni, sai, sono quelli che abbiamo tutti dentro, che ci possiedono. E bisogna cercare di guardarli in faccia, capito? Riconoscerli, cioè, e poi lasciarli andare, come dicono i buddisti, no? Lo guardi senza giudicarlo e poi te lo lasci andare. Per esempio, la paura, se l'affronti nel silenzio del tuo respiro, adesso ho fatto degli esperimenti anche di pratica, di consapevolezza, faccio di tutti i colori perché ho tempo. No, però è interessante quel mondo lì, perché in effetti il mondo, dico, del discorso della consapevolezza, della pratica, ma ne parliamo un'altra volta, se no... No, invece divento buddista. Invece Vasco buddista, certo, potrebbe essere, certo, anche l'ultimo, no? Vado direttamente. No, sto leggendo dei libri di buddismo, mi sono interessato perché ho letto un libro di un americano che
adesso non ricordo come si chiama, perché poi, però insomma, che racconta, lui ha una, ha un, cioè, hanno una, fanno la pratica di consapevolezza contro lo stress, e lo fanno nelle cliniche dove ci sono malati terminali, insomma. Quindi ho cominciato a leggere questa faccenda, che ti metti seduto, intanto non importa che ti metti con le gambe incrociate in quel modo assurdo che io non sono capace. Comodissimo. Esatto. Allora lui dice, puoi anche vederti seduto sulla sedia. Dico, beh, allora già interessante. Già si può fare. Allora ho provato, mi metto lì. Divano. Sì, poi dice un'altra cosa. Io pensavo che tu dovevi stare, io l'ho praticato molte volte, come l'ho letto Osho 15-20 anni fa, insomma, sono... l'ho usato prima dei concerti, mi sdraiavo per terra e cercavo di concentrarmi sul respiro senza pensare a niente, perché quello è il concetto, devi concentrarti sul respiro per fortificare la tua capacità di concentrazione della tua mente, insomma. Solo che io mi veniva un sacco di pensieri e ogni volta pensavo quindi di aver sbagliato tutto, quindi dopo un po' mandavo tutto a quel paese, si dice, a Vega. Quindi, perché mi venivano altri pensieri. Questo mi spiega che invece i pensieri vengono naturalmente, chiaro, tu semplicemente quando sei concentrato sul respiro ti accorgi di un altro pensiero che ti viene, bene, lo osservi, non lo giudichi, non ti ci attacchi, non devi avere attaccamento. Lo fai scorrere. Lo lasci andare, capito? E torni concentrato sul respiro. Quindi a quel punto ho detto, ma allora sono capace, anch'io. Ho provato. Sì, così funziona. 10 minuti, però un quarto d'ora. Adesso faccio 20 minuti. Ma poi leggo che bisogna stare lì un'ora, che c'è gente che sta lì anche 8 ore, che fanno dei ritiri di silenzio. Allora mi sono un po' avvelito. Non esageriamo. Forse mi fermo qua. però è una cosa che aiuta, serve molto, insomma, perché effettivamente noi soffriamo per l'attaccamento che abbiamo, noi ci attacchiamo a tutto, ci identifichiamo, insomma i discorsi alla base, capito, di questa filosofia buddista sono giustissimi, che tutti i problemi che abbiamo ce li creiamo noi, capito, in realtà, nel nostro cervello in pratica. Comunque, bene, bene. Allora, c'è un titolo. Gli eccessi al buddismo. Questa è la chiacchierata che ci stiamo facendo insieme a Vasco Rossi qua a Rai Radio 2. Ma torniamo sulle cose più nuove che hai fatto. Infatti adesso ci sentiamo tutti insieme. Patto con riscatto, Rai Radio 2. Oh. Patto con riscatto. Wow, wow. Patto. Allora, Rai Radio 2 con Vasco Rossi. Ricordiamo che questa è una serata speciale. Normalmente a quest'ora c'è il nostro programma che è Back to Back. Abbiamo ceduto volentieri. Basta, lo buttiamo una delle nostre puntate per il piacere e l'onore di ospitare con noi Vasco per tutto il tempo del nostro programma. Davvero grazie, Vasco. È una chiacchierata che, insomma, da tempo desideravamo fare. Devo dire che si scoprono sempre cose nuove con te. Molte le so, le sappiamo perché ti seguiamo da te. Però devo dire che c'è sempre qualcosa in più da scoprire. Allora, tipo il buddismo. Sì, infatti, no, a parte che vi ringrazio anch'io, perché a me fa molto piacere andare in Rai, andare alla radio di solito, perché è proprio lo strumento giusto per noi artisti, musicisti, capito? La televisione è già un altro... Capisco benissimo. Allora, dicevi che ascolti spesso Radio 2. No, poi sono un ascoltatore di Radio 2, infatti io non lo dico perché sono qua a Radio 2, perché lo direi. No, diciamo che sei venuto qui perché ascolti Radio 2. No, proprio ascolto sempre Radio 2 io di solito, perché mi piace la programmazione, mi piacciono i programmi del pomeriggio, poi quello che fate la sera è molto bello, l'ho sentito qualche volta perché è troppo tardi per me quello. Certo, come no. Abbiamo un altro vocale da farti sentire, un altro amico tuo. Caro Vasco, allora vengo a sapere che hai ricevuto questa bella e importante onorificenza dal Campidoglio, e questa cosa mi riempie di gioia. È molto tempo che non ci vediamo, vorrei tanto venire dalle parti tue quando finisco la serie, perché ci dobbiamo un attimo rivedere, riabbracciare, perché noi è dall'epoca di Stasera a casa di Alice che non ci vediamo. Comunque ti faccio i miei complimenti sempre per la bella persona che sei, perché sei una persona generosa, premurosa e molto affettuosa. Questo è il ricordo che io ho di te. Spero di vederti prestissimo e ti abbraccio tanto e ti faccio i miei complimenti, perché gli anni passano ma tu stai sempre sulla breccia, perché scrivi sempre con grande talento
e soprattutto con grande sincerità. Ti abbraccio fortissimo, Vasco, e spero di vederti prestissimo. Un bacione, Carlo Verdone. Grazie, grazie Carlo. E questo Carlo Verdone. Carlo Verdone, sì. Allora, io... Ma io volevo sapere una cosa, sì, con tutto quello che fai ancora oggi, tra una seduta di spiritualità e l'altra, riesci a vedere ancora gli amici? Cioè Carlo diceva che è da tanto che non vi vedete. Esatto, adesso la vita è un po' più... Per me è complicata, perché per muovermi devo sempre organizzare tutto prima, quindi è difficile, non ho una vita sociale in realtà. Mi dispiace anche un po', perché però sai, il fatto che mi conoscono tutti, che è un grande piacere, però insomma dopo un po'... È un po' difficile. Non puoi più fare un cazzo, cioè, appena esco mi guardano tutti, quindi io... Sai, cioè, torni a casa. Sai, ci torno a casa, infatti così... Quindi sì, mi manca quello, è ovvio, per risolvere il problema della... Perché dopo un po' si diventa anche... Insomma, io ho un po' di difficoltà con questa celebrità totale, perché... quindi vado all'estero. E per questo ti fa piacere andare in America? Per questo vado, un po' di tempo. A Los Angeles un mese, no, che volevo dire anche questo. Io non è perché che lì vai al supermercato... Esatto, vado in giro, nessuno, capito, faccio le cose che qui non hanno mai fatto. E becchi Tiziano Ferro, che fa la stessa cosa. Trovi Tiziano Ferro, esatto. Esatto. No, sai, è importantissimo che dopo una settimana io torno a essere quello che sono naturalmente, capito? Per cui senza l'ossessione che dopo un po' ti viene un po' di ansia, perché devi essere sempre, insomma, là si esce, come sei vestito, fai quello che vuoi, insomma, Los Angeles poi sì, una sì, città. C'è un altro relax. Senti, allora... Però lo volevo dire, non abito là, No, io non abito là, io abito qua, in Italia. In via Giago 10. Esatto. Io stasera ci vado un mese o due all'anno, ecco, al massimo, per fare questo tipo di vacanza, appunto, e anche per fare... Per lavorare con i musicisti, perché là ci sono tutti, quindi sei bisogno. Studio, certo. Sono tutti, esatto. Ho cominciato ad andare là perché li facevamo venire qua, no? Musicisti americani, bravissimi. Poi hai detto, forse costa no, meno era andare qua, io. No, dicevano, cazzo, che bello, si mangia da Dio. No? Erano contentissimi, no? Allora io ho pensato un po', scusa, ma facciamo così, voi rimanete che vengo io in vacanza. E ho cominciato ad andare là. Allora, dunque, noi abbiamo chiesto a Vasco di esprimere delle preferenze per ascoltare delle cose insieme, che potranno essere anche delle... E siamo rimasti sorpresi. Dai. Abbiamo chiesto di fare il conduttore di Radio 2, praticamente. Sì, di scegliere... Di proporre dei dischi dei pezzi, esatto. Allora, il primo, l'abbiamo ridotti a delle clip di un minutino. Allora, il primo pezzo che è indicato è Avril Lavigne. E siamo rimasti sorpresi, devo essere sincero, non me lo sarei aspettato. Io sono pazzo. Ecco, vedi? esatto. Mi piace... Ecco, ascoltiamo qualche secondo del pezzo, poi ci racconti. La vigne. Devo dire che ci hai fatto volare quando sì, abbiamo la lista di tre pezzi. Skater Boy di Avril Lavigne è la canzone con cui l'ho conosciuta con quel pezzo lì, quando poi ho ascoltato anche tutto il resto, che mi piace veramente un casino. C'ha una voce meravigliosa, è bellissima ancora, scusa, è uguale, non è mai cambiata, sono passati 20 anni e lei è identica. Esatto, è perfetta, bellissima e fa della musica rock veramente da grande rocker, capito, anche. Quindi è una delle mie, insomma, l'amo, la follia, ecco. Ma guarda, ma sì, capiamo, però veramente comunque un po' ci ha sorpreso, pensando alle tue scelte in assoluto così libere, non era la prima che ci saremmo aspettati. Un'altra sorpresa. Pezzo, esatto, forse, sorpresa più o meno, più insomma. O meno. Ascoltiamo insieme cosa hai scelto questo. E tu sei fuori di testa. Questi sono i Måneskin, questi io quando li ho visti a Sanremo sono rimasto allibito, proprio mi sono piaciuti un casino, anzi addirittura penso poi nel mio egocentrismo che ho naturalmente, pensavo che facevano una canzone che mi sembrava
come siamo solo noi, capito? Un tributo. Sì, come siamo solo noi, capito? Siamo solo noi, aveva quell'atteggiamento lì, e loro avevano quell'atteggiamento lì, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, insomma. Poi lui è bellissimo, canta da Dio, la voce è stupenda, lei è bellissima anche lei, e sono belli tutti. Cioè, hai scelto solo dei belli, quindi? Bellezza conta. No, i quali sì, sono proprio belli, belli, bravi, 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 e naturalmente hanno avuto anche questa fortunata. E quindi io, immaginando le scelte, ho immaginato che l'hai visti un po' appunto come degli eredi, qualcuno che comunque viene un po' dalla roba che hai fatto te. Ah, io sono onorato di essere... Sì. Loro sono proprio fenomeni, sono perfetti, capito? Sono giovani, hanno l'età giusta, io ho cominciato un po' tardi anche, e poi sono proprio bravi, 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 bravi. No, è vero, bravi. Sono anche belli, sono anche è belli. Vero, è vero. E quello vuol dire anche quello molto, perché la bellezza poi sai... E allora, un Sanremo che ci ricorderemo tra l'altro per sempre. Assolutamente, eravamo gli unici spettatori in sala, in protesta, con Radio 2, l'anno del Covid, e quindi eravamo noi come radio, eravamo gli unici tre, io, lei, Andrea De Rogo, che eravamo lì, e gli artisti uscivano e cantavano per noi, e ci guardavano negli occhi, teatro, quindi vuoto. Ce lo ricorderemo per sempre. Assolutamente. Guarda. Allora, la terza clip, questa era un po' più prevedibile, forse, ma comunque, perché mai questo brano? Ascoltiamolo. E beh, lui dice, let me introduce myself, è proprio il diavolo in persona che parla, un diavolo affascinante, perché è quello che dice Jack, guardate che il diavolo non è quello brutto con le corna, quello che vi frega è un diavolo che affascina. È quello che ti frega. Sì, infatti i Rolling Stone per me sono stati, li ho scoperti da giovane, ho scoperto i Rolling Stone, non avevo conosciuto i Beatles, però sinceramente io, cioè, non li conosco bene i Beatles, ma a me piace proprio il modo di fare dei Rolling Stone, capito? La voce di Mick Jagger non c'è confronti con quella dei Beatles. Adesso, aia! Mi dispiace per tutti i beatlesiani che ci sono qua. Aia, no? Uno soprattutto! Per dovere di ospitalità, non faccio polemica. C'è un Danny qua, sì. Ragazzi, sul palco. Sì, beh, io tutti quei... non li ho mai sopportati. Un giorno parleremo di Obladi Oblada, allora. Esatto, Obladi Oblada, che sì, insomma, erano canzoni, invece Rolling Stone quando arrivano sono sempre così, capito? I Can Get No Satisfaction, insomma, la voce di Mick Jagger è una voce unica, e anche il modus era lo sberleffo, capito? Stare sul palco per provocare in tutti i sensi, sessualmente, con le coscienze, capito? Cioè, svegli ragazzi, insomma, questo è non... Mi taccio per senso di ospitalità e solidarietà. Poi io sono rollistoniano anch'io, eh. Per me proprio sono le due facce della medaglia. Esatto, sono due pari, facce. Ecco. Però va bene Apolline, così. Apollinei come... E Dionisiaci. Però io penso che noi siete sia Apollo che Dioniso. Però, esatto, sono. Esatto, sì. Apolline. E io sto nel mezzo, ragazzi. Sto nel mezzo con Rewind. Siete pronti? Evviva! Ciao! Spero che non sia davvero, salvo solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo. Spero che tu non sia l'unica, unica per me, la vedo, la sì che vedo. Ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire,
illusioni, vivo di emozioni, che tu, tu sai nel vero di drammi. Perché tu vai, vai, veloce come il vento, quante espressioni dico di me, tu sul tuo volto. Immaginare di farlo con Vasco Rossi accanto, era ovviamente Rewind dal palco della Sala B di Via Asiago, sta salutando tutti perché qua ovviamente tutti in piedi a saltare, a ballare, non ho più fiato, abbiamo ballato, ah, no, come nel capito, video, ragazzi, io sono la ragazza del video. Tu stai benissimo, mi sembra sintonizzatissima proprio con la... Allora c'ero nella parte? C'eri, perfetto. Grazie. Perché quando ha fatto il video, che io ancora me lo ricordo, ancora non ti conosceva. Perché se no forse no, ci sarebbe stata bene lei nel video. Grazie Vasco, comunque è stata perfetta. Pensa che infatti quando abbiamo fatto questo video, perché volevo proprio trovare una che ballasse la canzone, perché immaginavo che così tutti si sarebbero immedesimati ancora di più, infatti sta benissimo. Per scegliere questa abbiamo guardato, siamo tutte le ragazze del video, vero? Esatto, lei praticamente vi rappresenta anche i maschi sono, certo, le ragazze del video. Esatto. Qui non si fanno differenze, almeno qua. Allora volevo dire una cosa, allora io immaginavo, per vogliamo fare un saluto a Vasco, finisce qui il nostro spazio, a parte dire che abbiamo fatto un po' un guaio, perché non so come faremo più a stare senza di te, quindi no, ma infatti che tu torni a un certo punto, perché o no, Emma? No, ma voi esagerate, state scherzando. No, non stiamo esagerando. È stata una serata meravigliosa. Sarà difficile fare a meno di te, ci ma poi che molto... scaletta. Allora, scaletta. Volevo dire, molto contento, questo lo improvvisiamo qua. Allora facciamo un saluto a Vasco, cantate Alba Chiara voi da soli, vai, forza. Allora, questo per far capire, siete in rappresentanza di uno sterminato popolo, quanto ti vogliono bene, quanto sei amato, perché le tue canzoni, se posso permettermi questa chiusa, hanno di bello, permettono a tutti di immedesimarsi in qualcosa di reale che appartiene alle nostre vite, quindi credo che sia quella un po' la magia, o no? Di Vasco. C'è un po' di Vasco in ognuno di voi. C'è un po' di Vasco in ognuno di noi. Allora, ringraziamo intanto Radio 2. Ringraziamo Radio 2, Simone Pinelli, il nostro autore, Leonardo Cariotti, Laura Zullo, tutto lo staff tecnico di Radio 2, Mauro Sebastianelli, ovviamente Paola Marchesini, Domenico Cosentino, che sono stati vicini per realizzare questa puntata speciale. Annalisa Vacca.
Annalisa Vacca, i social di Radio 2, insomma siamo tantissimi, voi ci vedete a noi due qua a Canta Vasco, ma in realtà siamo 50 persone a lavorare dietro a questa cosa. Allora ricordiamo che Radio 2 sarà la radio ufficiale del prossimo Tour di Vasco, abbiamo detto le date, si comincerà a giugno a Bologna e noi con Radio 2 il 6 giugno saremo a Bologna alla partenza del tour. Evviva. Ci saremo anch'io Pugnetto, ci saremo. Io tornerò. Mi sono divertito molto. Grazie a tutti i tecnici Rai, grazie mille, un applauso a Vasco Rossi. Ciao.